Attività lavorative che hanno perso e continuano a perdere il 50% dei ricavi, propagando danni al suolo pubblico, e la denuncia del sindacato degli ambulanti che riaccende i riflettori su Via del Rotolo, un tratto di strada che collega il quartiere di Picanello al lungomare di Catania, da qualche tempo interdetto nel weekend al traffico veicolare a seguito di un'ordinanza del sindaco Enzo Bianco. Un tratto di strada balzato negativamente all'attenzione nazionale lo scorso 2 settembre, dopo la vile spedizione punitiva nei confronti dell'ispettore della Polizia Municipale Luigi Licari, ridotto in fin di vita, che proprio quell'ordinanza stava provando a far rispettare. Il sindacato ne chiede adesso la riapertura, almeno dal 7 gennaio al 30 aprile. Ah, da circa 2 anni che qua Via del Rotolo, lungomare, viene chiusa al traffico sabato, domenica e festivi e anche in estate, e tutte le attività lavorative stanno perdendo il 50% dei ricavi. E, visto il momento di crisi che c'è, il sindaco sta bistrattando queste attività che da anni pagano il suolo pubblico, attività che hanno delle spese da gestire. E non è giusta questa situazione da parte del sindaco. Noi chiediamo intanto la riapertura della strada dal 7 gennaio in poi. Magari aspettiamo queste feste giustamente perché poi il periodo di Natale è un periodo trafficato e giustamente gli diamo questa possibilità fino al 7 di gennaio di continuare ad essere chiusa, però dal 7 gennaio in poi, perché il periodo invernale, qua confusione non ce n'è, se si chiude la strada, io posso capire in estate va bene, magari per mettere un po' di ordine, ma il periodo invernale almeno dal 7 di gennaio fino al 30 di aprile, almeno di poter lasciare la strada aperta a traffico, in modo tale che i veicoli possano transitare, possono venire persone, perché qua in inverno è una zona morta, una zona trascurata, per cui chiude la strada e non viene più nessuno e le attività muoiono. Per cui noi dal 7 di gennaio in poi chiediamo la riapertura di Via del Rotolo e del Lungomare come sindacato. Poi il fattore dei tavoli e sedie. Perché non autorizzare i tavoli e sedie ai paninari, ai camion dei panini? Come autorizzano i caffè concetto? Non è che ci sono lavoratori di serie A e di serie B, i lavoratori sono tutti quanti uguali, perché non autorizzare, anzi entrerebbero introiti alle casse del comune, dando un solo pubblico di tavole e sedie, entrerebbero più introiti delle casse del comune, specialmente che il comune è in deficit. Il sindaco perché non trova una soluzione per dare queste autorizzazioni per tavole e sedie, che ogni volta gli manda tutto l'esercito a fargli sequestrare tavoli, sedie, come se fossero dei delinquenti. Ci sono zone che le chiude al traffico e gli dai tavoli e sedie, e qua in Via del Rotolo non può autorizzare tavoli e sedie. È una cosa che non si capisce questo. Cioè noi chiediamo anche di trovare una soluzione per poter autorizzare queste tavole e sedie, perché l'amministrazione comunale è contro i lavoratori. Una necessità, quella della riapertura, ribadita anche dal vicepresidente della seconda municipalità che ha i nostri microfoni, chiede all'amministrazione comunale la convocazione di un tavolo tecnico con gli operatori del settore. L'amministrazione deve capire che per riuscire a risolvere il problema della zona del Rotolo deve sedersi ad un tavolo tecnico con gli operatori del settore. Questa amministrazione si sta rivelando sorda nei confronti delle esigenze dei lavoratori, in questo modo non fa altro che stringere la vita ancora di più su una situazione già disastrosa. Il commercio sappiamo come sta andando in questo periodo nella nostra città e a posto di dare spazio e di riossigenare il settore, per poter permettere agli operatori di lavorare ancora meglio, stiamo dando loro sempre più problemi. Il discorso del rotolo non può essere risolto solamente con una transenna all'inizio di una strada, ma bisogna incontrare appunto gli operatori per capire quali sono le reali esigenze dei lavoratori del settore.